Estate liberi sul valore della legalità è il titolo del campo estivo organizzato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca di Sassano, presieduta dalla dottoressa Patrizia Ianniello. Dopo il successo dello scorso anno e le numerose richieste, il Comune e l'Associazione Sassanese hanno riproposto in una versione rinnovata e con tanti laboratori una nuova edizione del campo estivo rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni. L'iniziativa, che si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Bavino dal prossimo 3 luglio, vedrà la collaborazione di educatrici specializzate in vari settori che accompagneranno i giovanissimi partecipanti a scoprire il valore della legalità in tutte le sue forme: rispetto dell'ambiente circostante, rispetto delle regole, rispetto del proprio territorio. Il campo estivo è stato curato in modo particolare dall'assessore Mario Trotta. Noi, come sempre, scegliamo come cornice, come luogo di realizzazione del campo estivo Palazzo Babbino, un posto bellissimo, un posto sicuro, un posto nel nostro centro storico dove i bambini possono stare tranquilli, lontani da pericolo di macchine e altri tipi di pericoli. Il tema è la legalità, quindi insieme ai tanti laboratori di inglese, di attività pratiche, di teatro, di lingua, si farà anche tanta attività sulla legalità attraverso sia conoscenze dirette con persone, con soggetti che praticano quotidianamente il mondo della legalità, sia attraverso anche qualche uscita che sarà fatta sempre con l'autorizzazione dei genitori qui comunque nel circondario del Vallo di Diano. Mettiamo a disposizione, come anche gli altri anni, il servizio navetta, il nostro scuolabus, che raccoglierà tutti i bambini che ne faranno richiesta. È prevista una quota di adesione di 10 euro a settimana per ogni bambino, laddove ci sono due fratellini la quota è di 15 euro. Questo appunto per sopperire alle piccole spese che verranno fatte sempre per allestire il campo. Noi ovviamente siamo fieri e orgogliosi di questa attività che aiuta le famiglie nel periodo estivo ed è per questo che ogni anno la riproponiamo. Speriamo di avere la stessa adesione da parte dei genitori, perché ovviamente è un servizio che ci viene richiesto e noi ovviamente cerchiamo di venire incontro alle famiglie organizzando anche quest'anno il campo estivo.